Eccoci qua. La prova del vero amore è a tavola, con un menù su misura per lui o per lei in base a dei test personalizzati. Dolce metà, l'altra metà della mela o anima gemella. In qualsiasi modo si voglia definire il proprio innamorato, una cosa è certa, è qualcuno di unico per ognuno di noi, perché il vero amore lo si immagina così, su misura. E allora, se ogni storia è speciale, non c'è nemmeno un modo standard per celebrarla. Al bando tutto ciò che è preimpostato. Questo è il motto di Giorgio Giorgetti, chef sommelier e giornalista, che ha saputo unire le sue vocazioni creando un progetto unico preparando menù e immagini e somiglianza dei suoi clienti, dopo averli sottoposti a un questionario intervista per indagarne sogni e desideri. Per tutta la nostra vita abbiamo praticamente avuto qualcuno che ci diceva che cosa mangiare. Da piccoli la mamma, poi le scuole, poi le messe universitarie, le messe dei lavori e alla fine anche i ristoranti. I ristoranti ci danno un bel menù, noi scegliamo quello che vogliamo dal menù, ma continuiamo a mangiare quello che vuole qualcun altro, anche se fosse il più grande chef del mondo. Il progetto è completamente rivoluzionare questa cosa, una piccola rivoluzione copernicana. In pratica è il cliente che viene portato a scegliere il suo menù ideale attraverso un'analisi del profilo del gusto. Attraverso questa analisi è possibile arrivare a creare un menù che è l'ideale non solo per il cliente, ma per l'occasione che il cliente sta vivendo in quel momento. Ecco, questo è il mio progetto personale. Quindi è proprio il personal chef vero e proprio. Non è solamente portare a casa di qualcuno un ristorante, ma permettere al cliente di essere il ristorante di se stesso, in totale libertà. Quindi non esiste un menù uguale a un altro. Spazio alle idee che si adattano ai gusti e al carattere di chi si ama, perché il menù di San Valentino, come insegna il personal chef, sta nel cuore di chi lo riceve. L'antipasto sono gamberi rossi su un letto di puntarelle e burrata con salsa di puntarelle. Il primo piatto è molto scenografico da questo punto di vista, perché si usa una carta particolare che è una carta trasparente che resiste ad alte temperature. Dentro si cuociono non degli spaghetti ma dei noodles cinesi fatti con vongole e frutti di mare e addolciti dal latte di cocco e resi piccanti dal peperone e dallo zenzero. Il secondo è un piatto fatto con il salmone marinato nell'arancia, gazpacho di fragole e pomodori e polvere di cedro. Per finire un dessert veramente quasi un gioco, perché è un semifreddo al moscato e passion fruit con qualche piccolo mirtillo, tanto per aumentare ancora un po' l'acidità di questo dolce.